Arrivo, arrivo. No. Benvenuti tutti nel canale di Chef Tron Kitchen. Al momento siamo 311 iscritti, ma non ci abbattiamo. Benvenuti alla Degusta Box di agosto, anche sotto le ferie mi hanno recapitato la box che andiamo in mondovisione a scartare. E questa volta sarà una sorpresa proprio per tutti, perché solitamente spoileravo un po' guardando su internet, ma sotto le ferie, essendo poco social, stando a mare, vedete un po' la brusatura. E andiamo a vedere questo Degusta Box cosa ci riserva, magari ci rimediamo anche a una bella cena. Vediamo per quella di agosto cosa ci riserva, che non per dirlo, questa è gratis e ne arriva anche un'altra. Sempre solita box, e appoggiamo qua. Vediamo qua. Ne apriamo e subito diamo un'occhiata a quello che c'è a grandi linee. Vediamo. Posso dire che a grandi linee sono un po' cose già viste, però vediamo strada facendo. Io lo appoggio qua. Il menù. Apriamo il primo pezzo. Il primo pezzo abbiamo direttamente belli acciaccati, perché mi arriva, vabbè. I crisps tutta la fabbrica, in passato non so in che box abbiamo provati i neutri e non erano male, quelli della fabbrica ve li posso consigliare. E eccoli qua, vediamo il piatto qua, vicino a misura la pressione. C'è anche un bel olio Monini, quindi un po' olio di marca. Vediamo di pasta cosa abbiamo. In pasta abbiamo 5 cereali, riso con riso rosso, mai tutti questi risi. Per le insalate estive dovrebbe essere il suo. Cottura 10 minuti, 400 grammi, con riso rosso. Vai Barilla, che ve la pezziamo qua. Magari ve lo vedete. Le temperature sono 20, ecco qua un bel drink da Baal Pro, la soia. Alla soia, a gusto cioccolato, che non potrebbe essere non male. Vediamo, grip easy. Questo da mettere nel frigo. E si gusta alla grande. Poi abbiamo frullini bio di farro, che non è male per la colazione, quello che mi mancava per le mie colazioni queste estive, che ho appena fatto scorta, ma mi mancava il tocco di classe, che sono queste, sono i frullini bio di farro di cioccolato. Poggio del farro, che già conosciamo, penso, per cereali, sempre del farro. Le poggio, vediamo un po'. Farro, sì, sono sempre loro, guarda, è un'altra di questa box che mi è piaciuta e l'ho ricomprati. Poggio del farro, ottimo marchio. E quindi penso che anche i frullini non mi deluderanno. Ma non ci perdiamo i tambecchi, ecco qua. L'olio Monini, tanto pubblicizzato. E qui ci abbiamo a sbaffo, 450 ml. E ce lo piazziamo qua. Ci rimane? Abracadabra, ci dovrebbe rimanere. Poi un po' di snacks, abbiamo by Ventura, abbiamo i B-Wow, che abbiamo, ovvero arachidi tostate e gocce di frutta, non male. E qui invece abbiamo mandorle sgusciate e gocce di frutta. Queste gocce di frutta non so cos'è, però dovrebbe essere non male questi, da portare in spiaggia. Questa box non ci sta deludendo, piano piano. E via, grande richiesta, le galatine alla fragola, queste sono buonissime. Buonissime, perché in passato abbiamo già assaggiato quelle normali. E anzi, ne mangiamo pure una. Tanto per. Tanto quando tutto è gratis. Andiamo. Buone. Le mostre base. Buone come allora. Continuiamo. Andiamo a un bel pacchetto di Tuk, classico Tuk. Puntino degli anni 80, che è colato, non c'è una lira manco per comprarli, adesso ce l'ho gratis, visto come cambiano le cose. Poi abbiamo il Big Bubble, questo è proprio un revival, torniamo proprio negli anni 80, queste le gomme, anche queste da piccolo, per comprarle le lacrime, e adesso ce l'abbiamo gratis, visto che quando uno dice che la ruota gira. E poi, questa è storia, Mocha Instinct, The Original Coffee, questo è il caffè da buttare su
Adesso che arrivo a casa, che ci trovo su Caffè Espresso, Praga, prodotti in Italia, 150 ml e spari un bel caffè. Faccio qua. Poi, oh, ecco che rimaniamo la cena. Pestato di olive piccanti, questo mi sa che è una dritta proprio. Madama Oliva l'ha studiata bene, perché questo per condire le paste, ottimo su bruschette e tartine, ideale per condimento per la pasta. Pestato d'olive e peperoncino, ci fai lo spaghetti, è la fine del mondo. Per io che sono singles, due piatti in un minuto. Faccio una porzione per un piatto, metto qua. Poi abbiamo una bottiglietta surprise e andiamo a vedere. Non ci credo, sto mese la degusta basta, l'ha fatta proprio tosta. Andiamo a vedere. Un succo sempre della Mocha Instinct di caffè espresso italiano. Senza aromi. Ammazza, ma quant'è? Cioè, è un bevanda analcolica gassata. C'è gassata e sa di caffè. Le inventano tutte. Eccolo qua. Poi, continuiamo con i tuc in piccole porzioni da mare. Questi ce li portiamo domani a mare, perché a sbaffo è ancora più buono. Le metto qua. Rosso classico. Poi abbiamo anche un bel buono galatine di 50 centesimi su tutta la gamma, che si potrebbe sfruttare. E per finire, per chiudere in bellezza, le focaccelle, che anche queste sotto la merenda estiva ti spari due affettati. E questa in passata l'abbiamo provata, è buona. Ragazzi, siamo in chiusura, che vi dico, che è stato un bel box, pensavo fosse peggio, ma andiamo a calcolare se conviene o no questo box. Vi ritorno a dire che il link trovate in descrizione, il codice sconto per iscrivervi e per ricevere la prima box con un bello sconto di 6 euro mi sembra. Ogni box costa 15,99 al mese, non ci sono vincoli di abbonamento, tu ti iscrivi, ricevi dai 9 ai 14 prodotti tra, come potete vedere, alimenti e bevande, tutti di marca, ben conosciuto, e ho anche marche che andranno prossimamente sul mercato. E se fate iscrivere col vostro codice due vostri amici, parenti o chissà cosa, lo riceverete gratis, come in questo caso sto facendo io da diversi mesi. Infatti andiamo a calcolare tutto, datemi un minuto di attenzione, andiamo a contare. Abbiamo un bel 1,60 di Madame Olive, che è una buona, più 2,99 il riso, 1,97 le galattine, il tuc 1,87, il tuc original 1,04, no, perché io ho ricevuto il crisp e quindi è più, cioè 60 centesimi, 0,60, ok, più l'alprosta 2,99, più le focaccelle 2 euro, più 3,89 l'oliva, che sapevo, questa qua, la Mocha Instinct sta più 1,39, più Poggio del Farro 2,89 i frullini, più 1,29 per pacchetto, 1,29 più 1,29 gli snack, questi qua, 1,99 le Big Bab, non sapevo che era costata 2 euro 3 pacchetti, e in più c'è 1,09 da Mocha Instinct, quella più piccola, e abbiamo un totale di 28,89. Faccio vedere, non so se si vede, fidatevi di me, 28,89, una box che volendo pagate 10 euro, no, sì, 10 euro l'iscrizione, io per i pacchi che do in vendita io a 12 euro, per tutta la trafila della carta di credito e spese varie. Ma va bene, avete capito, quindi con sole 10 euro
senza vincoli di abbonamento, voi ordinate col mio codice o anche gli altri, tanto non mi importa. Io da qui a fine anno sto raggiungendo una media di 2 box al mese gratis e ho detto già tutto. Quindi tutto sta a avere tante conoscenze, essere convincenti per farci capire che non è una catena di Sant'Antonio, ovvero che ogni box che riceverete, se non chiamate, se non riuscite a rimediare due amici che si iscrivono con il vostro codice, pagate 15,99, quindi avete anche sempre il vostro guadagno, 16 euro, mette meno 16 euro. In pratica guadagnate oltre 12-13 euro su questi prodotti, ad esempio. Ma guardate anche il discorso del fattore spedizione, che non pagate zero spedizione, il corriere arriva direttamente a casa vostra. E quindi una media di corriere costa sui 8 euro e quindi stai sempre sopra 20 euro circa. Se no ci sono delle box, ammazza quanto sono. Ci sono delle box che arrivano pure a 40 euro come valore, 30-40 euro ci sono stati in passato. Bene, vi invito a darvi da fare, un saluto dallo chef e al prossimo Degusta Box, che è quello di settembre. Buon proseguimento, il video sarà online tra pochi minuti. Hello, hello, hello.